We reduce the division between the people with rights and the people without rights. We reduce the incredible system with a lot of differences between small enterprise and big enterprise. And we give a message very clear. Investment in Italy is not only possible. Spero di non stupirvi, ma sono disponibile a riaprire la sala verde di Palazzo Chigi. A riaprire la sala verde di Palazzo Chigi e a confrontarmi domani mattina. Mattina no, c'è la segreteria, ma insomma, settimana prossima. Con CGIL, CISL, UIL e tutte le sigle sindacali che ci sono. Li sfido su tre punti. Una legge sulla rappresentanza sindacale, degna di questo nome. Il collegamento con la contrattazione di secondo livello. E il salario minimo, che è già previsto nella delega Poletti e che è un principio di... E a chi mi dice che eliminando l'articolo 18 togliamo un diritto costituzionale, rispondo dicendo che il diritto costituzionale non sta nel fatto di avere o meno l'articolo 18, ma nel fatto di avere o meno un lavoro. Se fosse l'articolo 18 il punto di riferimento del diritto costituzionale, mi spiegate per quale motivo abbiamo accettato che per 44 anni vi fosse una differenza costituzionale tra chi sta sopra i 15 dipendenti e chi sta sotto i 15 dipendenti? Ma se davvero l'articolo 18 è il punto di riferimento della dignità costituzionale, per quale motivo i sindacati e i partiti hanno fatto a meno dell'articolo 18 pur avendo più di 15 dipendenti?